Benitalia 2016 continua allo stand della Zerika e come ad ogni occasione per questa manifestazione Benditalia incontriamo Fabio Cottone, responsabile commerciale dell'azienda siciliana presente ormai in tante regioni del mondo, che ci illustrerà in breve che cosa presentate a Benditalia. Intanto bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di bennitv.it. Ciao Fabio, ciao a tutti gli spettatori. Sì, presentiamo una novità come ogni sei mesi praticamente. Abbiamo implementato un sistema che è il nostro di refrigerazione, quindi lo abbiamo associato a quello che è il mondo del vending, quindi la classica macchina da vending, quindi a molle. La richiesta era quella di integrare un refrigeratore con l'erogazione di acqua fredda e acqua frizzante, ma abbiamo anche osato nel mettere qualcos'altro, cioè i succhi, i concentrati di succo. Quindi abbiamo una macchina che contemporaneamente erogherà acqua fredda, acqua frizzante, due succhi diversi, e poi verrà collegata a un sistema di pagamento che è direttamente collegato al sistema vending tradizionale a molle. Senza dimenticare che su una parte, quella dedicata alle spirali, può essere installata una macchina da caffè in grado di erogare in funzione del sistema di pagamento presente. Perfetto. Qui sotto. Perfetto, cioè... Allora aspetta, eccola qui, scopriamo le carte, facciamola vedere, mostriamo in modo... esemplare questa macchina. Io faccio il giro dietro in modo da far sì che la telecamera possa inquadrarla in tutto il suo splendore e tu possa finalmente spiegarla per bene facendola vedere. In collaborazione col gruppo Elivend Baltom abbiamo realizzato questa novità assoluta, cioè abbiamo integrato su un classico mobile Baltom esistente, ridisegnato per l'occasione, un sistema di refrigerazione acqua fredda frizzante e succhi, ma succhi concentrati che vanno in bag in box, non in bottiglia. E il bag in box, che può essere inserito all'interno, è un bag in box da 7 kg che normalmente con un rapporto da 1 a 7 riesce a miscelare circa 50 litri di succo per ogni bag in box. Quindi stiamo parlando di una dotazione parecchio alta su una macchina da vending, quindi non hai una necessità veloce di dover sostituire immediatamente il bag in box. E poi inoltre a questa soluzione si può tranquillamente, come dicevi in anteprima, si può collegare in slave, quindi col classico cavo in slave, una macchina da OCS, quindi da caffè, che verrà comandata al solito dal sistema di pagamento frontale. Quindi il sistema acqua, succhi, sistema molle e il sistema caffè viene comandato da un unico sistema di pagamento. Quindi siamo riusciti finalmente a dare in una sola macchina un only one che dà tutto ciò che serve al mondo del vending. Potrei pensare un uso veloce quello di un ufficio medio di medie dimensioni o un hotel bed and breakfast che spesso non ha lo spazio per il breakfast, riesce ad avere come un piccolo spazio tutto quello che necessita. Il nome della macchina: Smart Vending. Ecco, questa mi mancava, appunto. Io era la domanda che mi ero riservato per la fine, ma come l'avete chiamata? Smart Vending, proprio perché smart, molto veloce nel settore vending, completa a 360 gradi. Io credo che sia una soluzione a 360 gradi per il vending. E quindi abbiamo, proprio per gli 85 anni di attività che festeggiamo in questi mesi, abbiamo voluto presentare un'ulteriore novità in un nuovo mercato, che è quello del vending. Bene, io credo che sia una soluzione assolutamente indovinata, perché è una di quelle cose che mancavano nel settore a metà fra la distribuzione automatica e l'OCS, da una parte anche e soprattutto perché
ci ritroviamo con l'erogazione dell'acqua depurata, frizzante, naturale, con i succhi in baking box fino a un massimo di 50 litri per gusto, insieme a prodotti alimentari, piccoli snack, cialde, capsule, e qui su una macchina OCS in grado di erogare prodotti, bevande calde, e tutto con un sistema di pagamento che può essere facilmente ammortizzabile dalla struttura di riferimento, che sia appunto un bed and breakfast, che sia un piccolo albergo, che sia un campeggio, voglio dire tutte quelle strutture che non possono permettersi un piccolo bar da una parte e o un servizio di distribuzione automatica fornito da un'azienda di gestione. Senza dimenticare che all'interno della stessa macchina può essere inserita una bombola da 4 kg di CO2 e il filtro per microfiltrare l'acqua, quindi non c'è nulla che va all'esterno della macchina, è tutto all'interno, quindi i baking box, la bombola di CO2, il filtro. In più è una macchina autoportante, perché? Perché non tutti avranno la possibilità di collegarla alla rete idrica, quindi abbiamo pensato, laddove non c'è la possibilità, la macchina deve essere comunque operativa. Possiamo collegarla con un kit autonomo, renderla autonoma quindi, e non avere nessun problema di gestione. E dunque, se qualcuno desidera maggiori informazioni in relazione a questo articolo, o magari vuol conoscere proprio il prezzo per intraprendere una relazione commerciale con voi, deve fare cosa? Scrivervi all'indirizzo info@zerica.it. Risposte nell'arco della giornata. Oppure collegarsi al vostro sito www.zerica.it. Grazie Fabio, sei stancuccio, si vede, perché tutta l'affluenza degli amici che fino a qualche minuto fa erano qui allo stand della Zerica sono riusciti a massacrarti per bene. Hai dovuto spiegare più volte come è fatto questo distributore. Io ho atteso con pazienza che ti spremessero come un limone e poi ho detto vieni qui, vieni, non è finito, ti finisco, bravo, ecco. Saluta gli amici di VendingTV.it. Grazie a te e grazie agli amici che ci seguono sempre in tanti e ci danno la soddisfazione di poter presentare sempre nuovi prodotti e di apprezzarli sempre con grande affetto. Grazie a tutti. Grazie, grazie a te per la disponibilità. Amici, io ormai, visto il chilometraggio quotidiano, mi sono un po' appoggiato a questo distributore che mi pare davvero molto molto robusto, solido, affidabile. Ve lo suggerisco, www.zerica.it. Fabio Russo continua per presentare e documentare con telecamera e microfono tutte le altre novità, tante, credetemi, tantissime quest'anno, presenti a Venditalia 2016. Non andate via.